Gli occhi neri di Tom sono forse il suo tratto caratteriale più unico, mentre praticamente ogni altro personaggio dello show ha un più iridi standard. Le prese di Tom sono state costantemente vuote, tranne quando lo sono, o quando non ha nemmeno le orbite oculari. Questa è la storia degli occhi di Tom. Il mistero degli occhi di Tom fa parte dello spettacolo fin dall'inizio degli Elseworld. Sono stati citati in diverse occasioni, ma una vera e propria spiegazione in un universo non è mai stata offerta. In questo video ho intenzione di raccontare l'esistenza degli occhi di Tom e cercare di trovare una spiegazione alla loro esistenza, o alla sua mancanza. Nei primi anni dello show, Tom non aveva i suoi iconici occhi neri. Invece è stato disegnato con un occhio del monociglio, che era una sorta di congiunzione. Questo è stato originariamente ispirato dalle opere di Gary Layers, considerando che è stato dimostrato che gli occhi neri nati di Tom in 25 piedi sotto il sedile. Si può presumere che il disegno originale sia stato cancellato dall'esistenza con il nuovo stile. Durante quella scena in 25 piedi sotto il sedile, vediamo che Tom è figlio di una palla da bowling e di un cocomero. È una teoria popolare dei fan che gli occhi di Tom siano stati ereditati dalla madre, facendolo diventare parte della palla da bowling. Come tutti sappiamo, le palle da bowling hanno solo quei buchi, quindi gli occhi di Tom devono essere dei buchi, giusto? Daremo un'occhiata a questa scena di Hammer Fail, parte 2. Tom si strofina gli occhi prima di infilarci il pugno e guarda che non sono chiaramente dei buchi. Questo significa che Tom ha gli occhi ma solo completamente neri? Questo è quello che pensa Ed in The End. Ehi, hey Tom. Sì? Perché Ti posso fare una domanda? Perché tu hai gli occhi neri? sì. Perché? Questo avrebbe senso anche considerando questa scena in Santa Claus dove gli occhi di Tom diventano normali per un secondo. Questo significa che Tom ha la capacità di rendere i suoi occhi normali quando vuole? Beh, no. Perché in Santa Claus 2 si mette un paio di occhi in faccia. Questi alla fine vengono sparati alla fine dell'episodio. Il che deve significare che Tom ha due buchi dove ci sono gli occhi. Giusto per essere sicuri, guardiamo Santa Claus 3. Cosa? Già. Stranamente, questi sono gli unici tre episodi che mi vengono in mente in cui Tom fa vedere gli occhi. Beh, tranne la scena in Face E questo? Face. Quella è una pistola laser. Noioso. Aspetta. Ok, andiamo. Così forse non sapremo mai la verità dietro gli occhi di Tom. Non sapremo mai come Tom vede con loro. Se ha anche solo gli occhi neri o solo dei vuoti nel viso. Se dovessi tirare a indovinare, direi che lo spettacolo è più orientato da Tom, che non ha fatto gli occhi. Personalmente mi piace pensare che Tom abbia solo gli occhi neri. Quello, tuttavia, puoi pensare quello che vuoi. Se pensate che Tom non abbia fatto gli occhi, va bene. Se pensi che Tom abbia solo gli occhi completamente neri, anche questo va bene. Possiamo tutti concordare sul fatto che sono una parte unica e iconica in un personaggio unico e iconico.